Attualmente batterista degli Scorpions, naturalmente Lemmy voce basso, e Phil Campbell che ha creato insieme ai suoi figli una formazione sua. E qui ci sono un po' di analogie anche con l'ospite che vado a presentarvi, magari non tanto nel genere musicale, ma il fatto che lui suona il basso, oltre che il contrabbasso, oltre che la chitarra, insomma tanti strumenti, polistrumentista si suol dire così, oltre al fatto che anche lui suona nei live con un power trio. E quindi, e anche lui come Phil Campbell si avvale di qualcuno in famiglia, cioè di suo figlio la batteria. Buona serata, benvenuto Andrea Ra. Ciao Andrea. Ciao, ben trovato. Allora, presentazione dopo Lemmy ci stava, perché per il grande Lemmy, ma per il fatto che anche tu, il tuo strumento nasce non la chitarra, non il pianoforte, penso, ma il basso, giusto? Sì, diciamo che il mio strumento principale è il basso. Poi ovviamente, come tu hai giustamente detto, suono anche altre cose, però fondamentalmente dal vivo questo faccio. Esatto. Allora, questa sera avremo modo, visto che Andrea è per la prima volta con noi in diretta, quindi tra parentesi ti porto subito i saluti di Eli, che già alle 8 scriveva: grande artista Andrea Ra, canta, grazie. Scrive, soprattutto compone e suona musica che gli varrebbe il primo posto nelle classifiche, bravi voi che lo avete ospite, Eli. Quindi poi i complimenti ci stanno sempre, fanno sempre sempre piacere, giusto Andrea? Allora, stavo dicendo, è la prima volta che sei qua con noi. Questo signore, ragazzi, ha più di 25 anni di carriera, pur essendo giovanissimo, però appassionato di musica e non solo. Definito da alcuni il cantautore più rock d'Italia, però diciamo magari con delle tematiche o un modo di porsi anticonformista, e poi scelte sue naturalmente che vanno anche in una giusta direzione, perché lui è libero di fare ciò che vuole. E non ha, è una cosa importante, soprattutto penso per un musicista. Andrea, quale musicista o bassista ti ha influenzato di più? Perché ti sei avvicinato a quel tipo di strumento? Che di solito nel mondo del rock, lo sai meglio di me, si regala sempre il genitore una chitarra, oppure uno vuole una chitarra. Sì, beh, in effetti a me ha sempre attirato il discorso ritmico. Io da bambino forse volevo suonare la batteria, non il basso. Poi in realtà sono stato folgorato sulla via di alcuni cantanti, tra cui forse, ecco, quello che più mi ha ispirato poi è stato Les Claypool. Primus. I Primus sicuramente, ma non solo. Poi comunque io ascolto veramente di tutto. Tu giustamente hai detto che la mia matrice è prettamente rock, però in realtà poi ascolto anche la musica classica, il jazz, ascolto veramente tutto, perché secondo me il concetto di rock è proprio il concetto di avere una mente aperta, un'apertura mentale. Ecco, Frank Zappa forse in quel senso è agli estremi, lui è agli estremi, è l'emblema appunto di questa apertura. Sì, proprio, anche ho visto tra l'altro il bellissimo docufilm qualche giorno fa, purtroppo solo per 3 giorni al cinema, insomma, per chi non lo conosceva, io lo conoscevo, però insomma tante cose, tanti aneddoti insomma molto interessanti, tra cui quello appunto che lo vedeva come un personaggio scomodissimo al tempo, perché adesso tutti l'hanno rivalutato col senno di poi, no? Come spesso accade per tanti artisti, però in vita è stato gravemente osteggiato. Se pensi, sicuramente tu lo sai, quel discorso legato a tutta la censura, legato a tutto quel discorso che lo vedeva contrapporsi con tutti gli altri artisti della scena mainstream. Lui come unico baluardo appunto che si batteva contro un monopensiero in qualche modo, no? Certo. Cioè, a volte le cose cambiano i tempi, cambiano le situazioni, cambiano i personaggi, però io credo che a volte le discriminazioni, e lui è uno che ha subito discriminazioni, quelle più gravi sono quelle che hanno a che fare col pensiero, cioè quelli che pensano in modo diverso da te. Io in questo sono molto volteriano, no? Cioè nel senso, io non sono d'accordo con te, ma mi batterò fino alla morte finché tu possa esprimere la tua opinione, anche se poi ti combatterò, anche se sono contrario, no? Libertà. Sì, la libertà si esprime anche e si veicola anche attraverso quello. Il rock
secondo me è proprio la, dovrebbe essere la lingua della libertà. Oggi spesso invece è la lingua del di quelli che appaiono rock, no? Però non lo sono. Ok. Questo è quello che può essere un po' grillo parlante, dovrebbe, cioè in qualche modo il rock nasce anche per rompere un po', abbiamo visto Lemmy prima, ecco, poi tra l'altro un altro bassista, però per dire quello che è stato il rock, il punk, tutto, ma anche il jazz dal punto di vista musicale, quando ha destrutturizzato comunque l'armonia, in qualche modo è sempre stato qualcosa che è andato contro. Anche Wagner è stato contro quando ha fatto l'accordo di Tristano, se vuoi, perché per i canoni del tempo mettere quel sì, quella quarta aumentata o quinta diminuita, adesso poi tutti l'hanno interpretata a seconda dell'impianto tonale, e risultava una cosa che non si poteva neanche suonare. Gli dicevano no, io questa cosa neanche te la posso suonare, l'orchestra, capito? Lui ci ha messo anni per farla suonare, certo, perché era impensabile. Quindi in qualche modo, ecco, forse ecco, Wagner, Rossini sarebbero molto rock oggi. Ovviamente allora non avevano i distorsori, non avevano... Però è tutto un discorso molto ampio e secondo me mi piace, insomma, mi piace molto affrontare la musica in senso... più ampio possibile, come stai dicendo, infatti. Sicuramente. Esatto. Ecco, questa sera avremo modo di ascoltare, di vedere quelli che sono i tuoi ultimi due video, ovvero sia Mi vuole sigillare Gates e Dipendenza, che è il più recente e che faranno parte, poi ce lo dirai, di un tuo nuovo album. Però volevo iniziare musicalmente parlando con Insieme al Vento, che se non sbaglio fa parte del tuo secondo lavoro, 2011, giusto? Come video è uscito in quel periodo? Sì, nel 2011 è uscito, sì, quello faceva parte di un concept album che si chiamava Nessun riferimento. E in realtà a me è sempre piaciuto legare le tematiche un pochino Infatti i tuoi dischi solisti, anche il primo, oltre quello che stai citando adesso, e forse anche quello che ci spiegherai che arriverà nel 2022, o forse due album pronti, sono tutti concept album, quindi sono tutti con un tema che viene sviluppato nelle proprie canzoni. Esatto, questa di Insieme al Vento era appunto, allora siccome qui si raccontava, erano 23 tracce quest'album, sono 23 tracce, praticamente è un incubo di una notte, è un incubo che inizia a mezzanotte e termina alle 6. E Insieme al Vento, siccome si racconta il naufragio del personaggio, cioè principale, dell'interprete, no? Certo. Poi in realtà questo naufragio è una metafora un pochino di quella che era la società 10 anni fa, che non è poi tanto diversa da quella odierna. Diciamo che anche lì il discorso, ecco, è vedere un po' le cose, non dico prima, però accorgersi che magari ti sta crollando qualcosa intorno e non fare finta di niente. Ecco, fare finta di niente spesso porta guai ben peggiori del fatto di affrontarle le cose, no? Magari anche a rischio di sembrare uno un po' pazzo, un po' sopra le righe, o qualcuno che magari non può essere capito al 100% nell'immediato, perché sicuramente è più semplice cavalcare sempre quello che vorrebbero ascoltare gli altri, certo, no? Questo è più facile. Musicale, ecco, e poi ecco, la mia lingua, ecco, la lingua, diciamo, tra virgolette, rock, sicuramente non è il veicolo più semplice oggi come oggi, soprattutto tra i giovanissimi, perché per quanto ecco, si dica che ci sia un pochino un ritorno alle sonorità rock e tutto quanto, io devo dire che sicuramente i miei 18 anni non sono quelli dei 18 anni di oggi. Concordo con questo, certo. Con questo non voglio fare un'accusa, perché poi ecco, ogni tempo le generazioni cambiano, ecco. Le generazioni cambiano, ecco, non è che si può dire io ero meglio di te o viceversa. È solamente un dato di fatto, e comunque probabilmente attraverso il rock spesso non viene identificato quello che una volta era una rottura contro il sistema, no? Esatto. Allora, intanto andiamo ad ascoltare questo Insieme al Vento, che io ho scelto anche per poi farvi vedere la differenza dell'evoluzione musicale di Andrea con i due brani che poi ascolteremo. Questo è Insieme al Vento, Andrea Ra. Con noi, collegamento Skype, siamo arrivati alle 21:09 minuti primi, questa Radio Lombardia, il nostro spazio serale consueto con Linea Rock, ed è anche l'ultimo ospite per quest'annata 2021. Andrea, ti porto i saluti da parte di Antonella, che ci scrive: Andrea Ra, il miglior musicista, cantautore e bassista d'Italia, ma per me del mondo, adoro i suoi pezzi unici. Quindi Antonella che ci scrive.
Bene, grazie. Andrea, ecco, questo era l'anno 2011, un disco, sì, il tuo secondo concept. È passato molto tempo, anzi non c'è ancora un nuovo album, arriverà nel 2022, giusto? Però non è che ti sei fermato, nel frattempo hai inciso magari altri singoli, hai fatto dei video, hai suonato live, quella era la cosa più importante, con tantissimi musicisti. Sì. Sì, ho fatto, sicuramente non mi sono mai fermato, ho fatto anche altri progetti b-side, vari meno conosciuti, ho partecipato alla registrazione di tantissimi dischi, insomma io ne ho registrati più di 40 di album di altri artisti, ho suonato live negli ultimi 6 anni anche con Fabrizio Moro, insomma ho fatto... Il tuo lavoro è il musicista, non è da tutti, naturalmente, soprattutto in Italia. Sì, negli ultimi 2 anni no. Questo sì. Come il 90%, 95% dei musicisti, per quanto poi nelle storie si faccia finta di sorridere, yeah, va tutto bene, no, le cose non vanno per niente bene, vanno male. Vanno male perché non si suona dal vivo, perché gli storici che ci sono arrivati sono stati purtroppo insufficienti a colmare quella che era un'attività, come dicevi tu. E purtroppo è come se qualcuno appunto avesse avuto un lavoro, non dico fisso, ma continuativo, e poi non hai più, capito, i tuoi soldi, e quindi diventa molto molto complicato. Adesso quest'ulteriore stretta sui concerti è stata una mazzata per alcuni terrificante, considerando che appunto al di là del discorso sanitario adesso non è che... però dal punto di vista proprio economico devo dire che è stata veramente... si è andati a colpire comunque sempre lì, adesso non è che certo. Voglio fare polemica, no? però si va sempre a colpire lì, perché io non capisco perché a piazza San Pietro, con tutto il rispetto per i fedeli, ci sono 20.000 persone e non ce ne possono stare 100 a un concerto. Ci sono delle cose che a volte non si riescono a capire, e purtroppo ovviamente nessuno ha la bacchetta magica, è una situazione difficile, però è complicata. È complicata perché nel mondo della musica non c'è soltanto l'artista o non c'è soltanto la band, ma tutto quello che ruota intorno, e anche essendo in Italia quei pochi posti, io parlo di quelli posti da 500-800 di locali di capienza, ahimè sono ormai fermi da tempo, pagano però gli affitti eccetera, e non si sa, molti hanno dovuto chiudere, io parlo in tutta Italia, e forse anche questo che sta succedendo ora e che si protrarrà, penso, sino alla prossima, speriamo di no, primavera, comporterà altre chiusure di locali, quindi ancora meno luoghi per poter suonare. Guarda, esattamente, Alessio, ti collego sia questo pezzo Insieme al Vento con magari quelli nuovi, perché c'è poi un collegamento rispetto a tutto questo. È lì che volevo arrivare, infatti, un po' la tuo tipo di evoluzione, ecco, cosa ha portato? Spiegacelo pure. Parlava appunto di una persona, pensa, che perdeva il lavoro e si suicidava. Quindi era un tema molto triste, per quanto c'era un andamento abbastanza tra virgolette allegro, nel senso andante. La tematica appunto è quella della solitudine, è quella di una persona che insieme al vento, cioè, si lancia nel vuoto. Questo è un pezzo che di cui ho parlato molto, ecco, negli anni passati. Il singolo che invece, ecco, forse di cui parlavi, quello Mi vuole sigillare Gates, appunto invece prendeva proprio le mosse dal primo lockdown, e io raccontavo la società, l'impazzimento di una società che io già a marzo scorso, questo è un pezzo del marzo scorso, raccontavo non tanto il virus ma gli effetti del virus sulla società, cioè l'impazzimento e la follia che questo aveva generato, e parallelamente era un atto di solidarietà verso quei gates, cioè quei cancelli che in senso metaforico rappresentano un po' la mente, e lì c'era anche John Gates, Bill Gates, ma quello era un pretesto, no, diciamo. Però anche Gates vuol dire serrande chiuse, il problema sono le chiusure mentali ma anche le chiusure materiali, e già allora ero stato solidale rispetto a tanti locali che purtroppo conosco personalmente, che hanno attraversato un periodo che drammatico è dir poco. Molti, io ecco, non mi vergogno a dire che anch'io devo fare altre cose per sopravvivere adesso, ma come me tanti colleghi hanno dovuto fare altri lavori, hanno dovuto inventarsi lavori, hanno dovuto accettare alcuni lavori,
hanno dovuto fare lavori che non avrebbero mai fatto, e io al lavoro do una dignità estrema, perché secondo me ogni lavoro ha una dignità, però quando il lavoro non cioè tu sei impedito a fare quello per cui insomma in qualche modo hai investito la tua vita, diventa difficile da accettare, quando poi tutto diventa un discorso burocratico, laddove, che ne so, quest'estate, per farti un esempio, al ristorante all'aperto non c'era il Green Pass e potevi suonare senza permessi, e il locale, la discoteca era chiusa, però magari ecco il rave lo potevi fare, insomma tante contraddizioni che comunque hanno portato a una confusione mentale di cui parlo nel brano. Anche con le immagini, poi magari parleremo anche di come sono sfruttate le immagini sia in Mi vuole sigillare e anche in Dipendenza, che hanno un percorso quasi parallelo nell'editing, secondo me, poi ne parleremo. Mi vuole sigillare, Gates, Andrea Ra, a Linea Rock. Sigillare, Gates, Andrea Rao, Gates, comunque nel brano appunto è Gates. Ci scrive un'altra amica da Mantova questa volta, che è Steffi, che ringrazio, e dice: grande musicista Andrea, i due nuovi singoli, uno è questo, l'altro lo ascolteremo tra non molto, Dipendenza, sono strepitosi, illuminano sulla situazione che stiamo vivendo sia tramite la musica che in parole. Il suo rock è grande energia, c'è tutto il talento di Andrea al basso, naturalmente anche la voce, e di James, che è tuo figlio appunto, alla batteria. Sì. Quello penso sia il tuo studio, no? Il vostro studio, sì. Home studio? Oh, questo sì, è la regia, in realtà poi lo studio sta di là. Dall'altra parte. Perché io poi sono abbastanza autonomo, nel senso... Dicevo, hai registrato tutto tu, avete fatto tutto voi. Il Power Trio c'è soltanto live, qui hai suonato anche tutti gli altri strumenti. Sì, sì, anche perché il lockdown è stato, insomma, certo. In qualche modo ho fatto di necessità virtù, ho suonato comunque sì tutto, a parte la batteria che suona James Rio, mio figlio, e il resto insomma me ne occupo io, anche della registrazione, del mix, del mastering e tutto quanto, insomma, quindi in qualche modo io ho già prodotto, ecco, stiamo lavorando al terzo album inedito che dovrà uscire, già ne abbiamo pronti due, quindi ecco. Ce n'è di materiale, però il primo è già una più o meno una data, primavera ancora, perché immagino che usciranno altri video, altri singoli prima dell'album. Bravo, sì, ecco, anche se non ne abbiamo parlato hai intuito. Innanzitutto, sì. Ecco, permettimi di dire, ecco, che i video li ha realizzati appunto Gilda Gubinelli, che ha realizzato queste graphic novel a margine delle immagini live, che servivano a veicolare anche messaggi altri rispetto al testo, rispetto a, insomma, a quello che Marie poteva arrivare. Sebbene poi io penso sempre che una canzone non debba mai essere letta con le didascalie, nel senso ognuno poi ci trova quello che vuole, perché è anche sbagliato che io dia indicazioni certe e nette come se fossero un dogma. Cioè la canzone non è un dogma, è come un quadro. Trasmette ad ognuno sensazioni completamente differenti. Esattamente. E poi tra l'altro c'è soprattutto anche l'aspetto musicale, perché siamo è quello di... infatti volevo dire, dipendentemente dal testo, Andrea, questo pezzo che abbiamo sentito, ma anche nel prossimo ci sono cambi di tempo incredibili, controtempi vari, quindi è molto elaborato tutto quello che... E volevo chiederti appunto come parte la tua scrittura del pezzo a livello musicale, dalla testa prima, dal riff, oppure, visto che siete la sezione ritmica, quindi in casa, tu e tuo figlio, eccetera, oppure ti metti veramente con una chitarra e gli accordi partono in quel modo? Allora, nel corso degli anni la cosa insomma si è evoluta. È cambiata. Ultimamente si parte principalmente da dei riff e comunque da delle ritmiche basse e batteria insieme, quindi parte sempre comunque dalla musica. Infatti in questo pezzo, in cui racconto un po' l'impazzimento della società a livello musicale, questo impazzimento io lo veicolo attraverso i cambi di BPM e tempo, perché infatti sono contento che tu abbia notato che infatti c'è proprio un cambio di tempo, c'è un rallentamento, ma nel rallentamento si passa da 4/4 al 7/4. In qualche modo il togliere un quarto è come dire la vita non è sempre in 4/4, non è sempre lineare, non è sempre, a volte ci sono degli ostacoli, a volte ci sono degli impazzimenti, a volte
ci sono delle follie. E poi mescolando questo con appunto la tessitura, anche di sentire quelle chitarre sono abbastanza folli, nel senso veramente, cioè sono a volte dei quasi gridi di dolore, no? In qualche modo, secondo me la musica è il primo veicolo attraverso il quale esprimere un concetto, e il testo è qualcosa che lo affianca. Mentre in Italia purtroppo, e dico purtroppo, almeno per quanto riguarda le produzioni italiane, si nota e si cerca sempre di andare mettere in evidenza prima il testo. Sempre e soltanto il testo. Ma noi siamo comunque, lo dico sempre, voglio dire, noi chiamiamo inno di Mameli, l'inno dove Mameli ha scritto solo il testo, infatti. Della musica spesso non gli importa nulla. Guarda, ma è un retaggio certo, tu dici proprio così, giustamente in Italia è così. Io il mio programma è iniziato alle 20, giustamente tu non potevi sentire, ma intorno alle 20:30 ho portato un episodio del 1972, come quando Edgar Winter, quindi il fratello più giovane di Johnny Winter, è arrivato al numero uno nel mercato più importante del mondo, quello delle classifiche di Billboard americane, quando c'erano ancora i 45 giri, con un pezzo interamente strumentale, Frankenstein. È una cosa incredibile, come un pezzo tutto strumentale, pazzesco, perché anche lì c'erano cambi di tempo. Non voglio sovrappormi a te, finisco e poi ti do naturalmente il microfono. Quindi con continui cambi di tempo a soli vari, una canzone di 4 minuti, eppure ha venduto 1 milione di copie, senza il testo. Allora, innanzitutto hai citato un anno bellissimo, il 72, il mio anno di nascita. Vabbè, adesso questo è... Però è un pezzo che poi, tra l'altro, ecco, hanno rifatto in tanti, se non sbaglio. Sì. E che comunque, ecco, a dimostrazione del fatto che non esiste una musica difficile, esiste una musica che puoi veicolare o non puoi veicolare. Purtroppo il mercato musicale, soprattutto quello mainstream, ma direi non solo italiano, ma adesso quasi mondiale, è veramente... Segue certi binari, vuoi dire, insomma. Dei binari che comunque sono molto stretti, nel senso, anche prima c'era musica di un certo tipo e musica che comunque, ecco, potevi non considerare, diciamo, a certi livelli, però c'era anche altro. Mm-hmm. Ecco, oggi quell'altro è veramente relegato... Da nicchia. A Bandcamp, a nicchia, cose che ti devi proprio andare a cercare, ma devi essere proprio tu curioso, ma tanto curioso, ma tantissimo curioso, nel senso che difficilmente ti viene... Io i Primus, ecco, adesso mi ricordo, i Primus l'ho scoperti a Video Music a fine anni 80, che voglio dire, cioè prima di MTV ancora, c'erano delle scoperte incredibili che sui canali nazionali potevi... Non li vedevi mai. Invece oggi è impossibile. Oggi è impossibile. Il discorso di Spotify è un altro discorso che è legato a tutto questo banco, io chiamo truccato, ma non perché... Dunque, il discorso è questo, è un mezzo. Come mezzo può essere anche utile, nel senso, se io mi voglio andare a cercare delle cose, me le vado a cercare. Però il discorso anche delle playlist, no? E per esempio questo torna al discorso dei giovanissimi. I giovanissimi subiscono passivamente delle playlist senza che loro intervengano con la loro curiosità a andarsi a cercare delle cose. Però tu in quelle playlist ci entri solo se paghi, solo se qualcuno ti ci mette, non perché sei più bravo o meno bravo di qualcun altro, indipendentemente da quello che fai o di chi sei o da cosa produci. Ed è questo il problema del mercato discografico, che secondo me rasenta un consumo che Pasolini chiamava il fascismo dei consumi, e lui infatti quando parlava dei fascisti parlava del fascismo degli antifascisti, ma parlava soprattutto del fascismo dei consumi. E diciamo che 50 anni fa lui aveva già capito quello che in qualche modo nella musica sta accadendo oggi, nella musica come in tanti altri ambiti, insomma, della nostra economia. Purtroppo il consumismo, purtroppo la dipendenza che ti impone un certo tipo di mercato, un certo tipo di consumo, è quello che ti fa vivere male, è quello di cui parlo appunto nel singolo Dipendenza, è quello di cui spesso le persone non si accorgono e subiscono, e questo subire provoca in loro rabbia, provoca in loro sensi di colpa, provoca ansia, provoca tutto quello che sta dividendo il mondo. E infatti Corrado Malanga, che è praticamente un professore molto importante,
molto importante, appunto, diciamo stravagante, perché sì, sennò poi dopo certo, lo conosce, insomma, io non voglio nemmeno, ecco, andatevelo a cercare, c'è la possibilità con internet di vedere che cosa ha fatto questo personaggio. Corrado Malanga, infatti, sì, lui si occupa soprattutto di abduction aliene, almeno si è occupato, almeno 10 anni fa ne ha fatti più di 3500, cioè coloro che erano stati in qualche modo rapiti dagli alieni, e lo racconta in modo molto approfondito, quindi per chi vuole se lo va a vedere, è un personaggio che mi affascina molto. L'ho messo all'inizio, all'incipit del video, proprio mentre lui esegue un'ipnosi, perché lui queste abduction riesce a scovarle tramite appunto l'ipnosi regressiva. Però qui l'ipnosi era in qualche modo una metafora per dire che viviamo in una società ipnotizzata. Uh-huh. Noi viviamo tutti anestetizzati, e lì laddove la droga non è la sostanza in cui ci rifugiamo a volte per scappare dal mondo, no, è proprio il mondo stesso che è droga, il mondo è droga e crea dipendenza, e lo dico. E poi in questo brano parlo di questo e parlo anche di discriminazione, e infatti cito Borromini e Tasso nella loro accezione di essere diversi, cioè nel senso che io dico spesso quando tu sei diverso vieni odiato, perché il diverso spaventa e mette paura. Allora oggi si parla tanto di discriminazione, si parla tanto di del diverso, però che cosa succede? Io sono solidale con te solo se la pensi come me, e allora in quel caso sono solidale e sono comunque a favore della tua discriminazione, ma se io non la penso come te, la tua discriminazione mi fa schifo e non me ne importa nulla. E allora lì non viene meno tutto il discorso democratico, perché la vera democrazia è quando io sono solidale con qualcuno che sta subendo una discriminazione che non è la mia. Perché se io sono solidale con una discriminazione uguale alla mia, è troppo semplice, certo, è troppo facile. Sì. Essere solidale con chi è diverso veramente, è troppo facile dire sono bianco, quindi sono solidale con i bianchi. È una stronzata. Io devo essere solidale con il nero o con il giallo, con il rosso. Siamo tutti discriminati in qualche modo. E allora lì c'è questa evoluzione di cui parlo in quello precedente, rivoluzione o involuzione, no? Invece io vedo che stiamo subendo una involuzione spesso, perché c'è un muro contro un muro. Cioè oggi si ragiona sempre per tifo. Io non potrò mai convincere quello dell'Inter a diventare della Juve o quello viceversa, della Roma, però posso rispettarlo e posso in qualche modo pensare, e magari sono sicuro che parlando non con i toni di oggi che sono solamente divisivi, e infatti parlo sempre di questo conflitto duale di cui parla Malanga, e secondo lui questo conflitto duale è legato al denaro, al potere, e infatti nel video ci sta appunto chi determina tutto questo in qualche modo, no? E allora se noi riusciamo ad andare al di là di questo e magari a volte tirare giù questo muro, questo maledetto muro tra di noi, a volte ci guardiamo negli occhi e vediamo che qualcosa di comune ce l'abbiamo sempre con tutti, e magari scopriamo che se anche uno è rosso e uno è nero, magari c'è qualcuno sopra verde che vorrebbe fregarci a tutti e due. Anche quello. Ti porto i saluti, dice Andrea, sei un grande artista, un abbraccio Camilla, e poi anche dalla Spagna, mi chiamo Ana, scrivo dalla Spagna, conosco da poco la musica di Andrea ma la adoro, vorrei congratularmi con voi per tutto il vostro lavoro, non vedo l'ora di vedere il nuovo video, tra poco, comunque a disposizione naturalmente sul canale YouTube, sulla sua pagina Facebook, lo trovate. Ecco, volevo chiederti, tu sei completamente indipendente come artista, cioè i brani a livello visivo, ok, c'è la possibilità di vederli, ma se uno vuole acquisire il file audio lo trova soltanto, almeno per ora, su quello che sono le piattaforme digitali, immagino. Sì, io sono orgogliosamente indipendente, nel senso che non è che avrei difficoltà a trovare un'etichetta che me lo stampi, okay, perché tanto ormai il discorso legato alle case discografiche è un discorso che si può gestire anche in modo autonomo. Ho un mio distributore, quindi comunque è un distributore danese, quindi quando uscirà l'album invece ci sarà il CD fisico? Sì, sicuramente sì, allora lì vedrò adesso di valutare alcune ipotesi di etichette, ma giustamente per il fisico, per il discorso fisico, perché io sono molto interessato a che esca a livello fisico,
il brano, perché non perché voglia scagliarmi contro il digitale, che è uno strumento, un biglietto da visita, però comunque secondo me l'oggetto fisico ha una valenza che la musica in streaming non potrà mai darti, anche perché c'è anche il discorso legato all'artwork, a tutto quello che tu puoi toccare, lo puoi vedere, lo puoi toccare, lo diceva Ian Graziani, no? Nella Mona Lisa anteriore. Certo. E un altro grande che è sottovalutato sempre. Grandissimo musicista, ma anche chitarrista, bravissimo come chitarrista. Sono contento che, ecco, che la pensi così, perché anni fa questo sembrava quasi una cosa che da non poter neanche dire, invece è un grande chitarrista. No, lo è stato purtroppo, perché non è più con noi, eccetera. Ecco, io vedo dietro di te quello strumento, cos'è? Il contrabbasso molto schematico? Questo sì, è un contrabbasso elettrico. Però. Elettrico, esatto. Però quello più legato al mondo jazz? Sì, però io lo utilizzo con l'archetto, col distorsore. Ah, spesso, ok. Quindi, cioè, faccio, vabbè, dovresti vedermi al vivo. Cioè, quando vado a Milano, avremo modo di vederci, certo. Allora, grazie Andrea di questa chiacchierata dove abbiamo parlato di tante cose. Il disco, appunto, abbiate pazienza, arriveranno altri episodi, altri video che porteranno poi alla strada della pubblicazione dell'album. Sarà anche quello, mi sembra di aver capito, un concept. I temi li avete sentiti e parlate direttamente da Andrea, sia nel brano precedente che in questo nuovo, che si intitola Dipendenza. Lo potete trovare, lo potete seguire naturalmente sulla pagina Facebook e anche sul resto dei social, e i video, questi nuovi e quelli vecchi, li trovate naturalmente sul canale YouTube. Grazie Andrea. Grazie a te. Grazie, alla prossima. Grazie mille. Ciao.